Il tema delle antenne di telefonia mobile è assolutamente un tema odierno, lo vediamo non solo nella città di Fano ma anche in altre città, era di poche settimane fa anche il caso su San Bartolo e così via. Qual è il problema? Il problema è che le antenne di telefonia mobile sono equiparate a un'opera di urbanizzazione primaria e quindi da questo punto di vista normativamente hanno una priorità, ma qua per questo c'è un motivo, perché effettivamente sono molto importanti. Tutti noi usiamo il telefono, tutti noi per motivi di lavoro e per le nostre attività più o meno grandi abbiamo bisogno di una connessione 5G, ma questo non toglie che ci siano anche dei problemi relativamente a questa tecnologia, come in tutto, perché tutto quello che facciamo ha una conseguenza. L'ultima antenna ad essere sotto l'occhio del ciclone, per così dire, oltre a quella di Carignano, è quella del Fenile. Diciamo che a Fano casi in cui ci sono problemi con le antenne sono veramente pochi e limitati. Questo perché il Comune di Fano da anni ha fatto una pianificazione, iniziando nel 2006, uno dei primi nella Regione Marche, per proseguire nel 2016 e poi ogni anno noi parliamo con gli operatori telefonici, capiamo il loro piano infrastrutturale e lo osserviamo e cerchiamo di definire quali sono dei luoghi che a nostro parere sono più opportuni. Purtroppo nel caso del Fenile noi avevamo segnalato e votato in Consiglio Comunale a dicembre 2022 un aggiornamento del regolamento indicando una posizione che non era quella attuale dove è stata realizzata, ma è quella a ridosso di un insediamento produttivo. Il gestore ha proseguito, noi facciamo sempre ricorso in questi casi, avevamo dato diniego, però abbiamo un po', come si suol dire, le armi spunte. Ma in questo caso cosa occorre fare? Anzitutto come Comune di Fano inizieremo una campagna di informazione e formazione per far capire quali sono i pro e i contro e quali sono gli effetti sulla salute di questa tecnologia, perché ci sono ma in base a determinate esposizioni. L'altro aspetto è insisteremo con la Regione, perché attraverso ARPAM, che afferisce alla Regione e non al Comune, si possa fare un piano di monitoraggio che sia simile a quello del Friuli Venezia Giulia, perché il problema è il tipo di emissioni che noi abbiamo. C'è un limite nazionale che è quello del 6 volt metro, che se rispettato in base a studi scientifici che ci sono negli ultimi anni non comporta, non presenta rischi per la salute. Ovviamente gli studi vanno sempre avanti, mentre invece se si superano certi limiti è un problema. Come fare a sapere, ad avere la certezza anche per i cittadini che questi limiti siano rispettati? Bisogna chiedere all'ente competente, che ARPAM, di fare una misurazione, ma diventa una cosa molto macchinosa chiamare l'ente, far arrivare la misurazione. Un sistema come quello del Friuli Venezia Giulia, dove io ho una mappatura, in qualsiasi posto mi trovo posso vedere quando è stata fatta l'ultima misurazione, che esposizione c'è, e ho chiaro anche qual è la copertura e l'inquinamento elettromagnetico che c'è nel mio territorio, è molto importante. Come Comune di Fano daremo un incarico professionale per migliorare il regolamento delle antenne proprio in virtù di questo nuovo aspetto e di questa nuova impostazione scientifica e di verifica, perché le tecnologie non vanno ostacolate ma non vanno neanche accettate a mani basse, vanno capite, vanno regolamentate nell'interesse della salute e dell'economia, e le due cose possono convivere. In più chiediamo alla Regione, ci adopereremo affinché si possa fare ad esempio un protocollo d'intesa con ARPAM e partire magari come per Fano, come caso studio, per avere un monitoraggio di questo tipo. Speriamo di riuscire.